Ieri lo scontro tra il vaporetto ACTV linea 2 e la moto Zattera linea 17 era evitabile, ce lo dice un collega dei comandanti coinvolti che ho oggetti entrambi, il quale ci informa dell'esistenza di un protocollo da mettere in atto in caso di nebbia e conseguente mancanza di visibilità. Il piano, concordato con le varie sigle sindacali, prevede che al di sotto di una certa soglia di visibilità le unità navali devono essere bloccate, protocollo che a quanto sembra non è stato rispettato dal comandante del vaporetto, figura a cui spetta la decisione finale in base alla visibilità. L'armatore, l'azienda di trasporto nello specifico, ha tutto l'interesse ad erogare il servizio anche in caso di nebbia, ma non ha voce sulla decisione del comandante e non può prendere provvedimenti nel caso in cui il comandante decida di bloccare il vaporetto. In fondo si tratta di dare priorità alla salvaguardia dei passeggeri e dei mezzo. In questo caso, se il piano nebbia fosse stato rispettato e il comandante avesse deciso di fermare il vaporetto, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire e tutto questo non sarebbe quindi accaduto. Probabilmente un comandante esperto avrebbe deciso di rispettare il protocollo, ma forse la mancanza di esperienza nella conduzione del natante con nebbia fitta ha fatto sottovalutare al giovane comandante la situazione e le possibili conseguenze. Il piano nebbia non è comunque nato da un'improvvisazione, ma da un'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia che ha la competenza nel legiferare in caso di nebbia. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.